Le insegna il mestiere. Non sei in competizione con... C'è un altro quadro? Karen, lascia stare, non deve scegliere tra te e lei. So che possiamo rivenderlo. Allora $1,500 andranno più che bene. Abbiamo qualcosa che vogliamo mostrarvi? Che ne pensate? No, non mi dire... Hai ragione, Martino, hai ragione. Neurotron lo facciamo domani, ti chiedo scusa, hai ragione. Non mi dire che questo è Less Gold. Beh... Tanto cielo! Voglio indietro i miei soldi. Mi hai venduto una borsa falsa. Mostrami la ricevuta. No, dammi i tuoi dati perché ti riduco a sull'astrico. Ok, ci vediamo in tribunale. Tieni giù le mani, Ho un pensierino per te. Non sto più nella pelle. Non sto più nelle palle. Cioè, quanto devi essere megalomane per farti comprare una statua di te stesso? Let's go, che compra, let's go. È un regalo, ho capito, ma... Numero della ricevuta? Ehi, hey, Ashley, che stai facendo? Devi starmi sempre dietro. Anche se ne hai di spazio lì dietro, Ashley. Volevo solo vedere che cosa facessi qui. Salve. Salve. Come va? Bene, voi? Abbastanza bene. Come posso aiutarvi? Vorremmo vendervi dei Beanie Babies. Dei Beanie che? Babies, sì. Si tratta dell'edizione unica del 1994 per San Valentino. Che cazzo sono? Sono proprio in ottime condizioni. Cosa sai dei Beanie Babies? Beh, so che sono peluche, che erano molto popolari. Ma che cazzo me ne frega, sono peluche, sono popolari, capito? È come dire i furbi. Ecco, io ho una grande collezione di Beanie Babies e nessuno lo sa. Scusami, Ashley, hai appena chiesto a lei cosa ne sapesse e poi dici che lo sai, in serio, coglionito. Sul serio? Anch'io ne ho qualcuno, in realtà. Gli manca qualcosa. Il buco del culo. Qui qualcuno si è divertito con questo peluche, eh? C'ha un culo che è 8 volte più dilatato del normale, eh? Avete un fratellino in casa? Sta esplorando la sua sessualità, si incula i peluche, eh? Vecchio maiello. Sì, qui manca proprio qualcosa. Il copri etichetta. Già, il copri... Il copri etichetta. Etichetta. Oh no. Scusate, ma c'è l'eco qui. La cosa più importante erano quei piccoli copri etichetta a forma di cuore. Se non sbaglio, tutti questi peluche avevano il copri etichetta. No. Ma vedi... Era venduto separatamente. Non credo proprio. Sì, ma ti ho detto di restare lì. Io... Perché non torni lì dove dovresti essere? Così qui ci penso Sono io. Sono sicura che il copri etichetta fosse incluso in tutti i peluche. No. Karen. Ma aspetta un po'. Forse avevano i copri etichetta con loro. Non ma... era incluso. Sono felice di averti insegnato qualcosa sull'argomento. Ok, continuiamo. Allora, volete venderli? Questa è una guerra tra strasciapalle? Sì. Quanto vorreste? Circa 7-8 mila dollari. Come? 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 Cosa? 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 Mil grazie per l'anno, Paladino, per entrare per armate. Cosa? Come? Ma... No, cioè, o sono così famosi, se no... Ne ho trovato uno facendo ricerche online che costava circa 6.500 ed era in condizioni peggiori di quelli che abbiamo. Io ne ho scaffali pieni e non riesco a liberarmene. Ma ho scoperto che i nostri erano rari per via di errori di scrittura sul... Dove? Posso prenderli? Sì, certo. Sul davanti dell'etichetta la parola originale, scritta male. Original. Beh, però zio, ho capito, ma... Cioè... Allora... O c'è un grandissimo mercato di persone che cercano questi peluche e quelli con gli errori valgono di più. Siumiama, grazie per i 4, Badatino. No, nel senso, alla fine... Anche le carte da gioco, per dire quelle dei Pokémon, ma anche quelle di Magic, quelle con errori di scrittura valgono un sacco, però perché c'è un mercato di gente che le vuole. Io non so di questi peluche se ci sia un mercato di gente che li vuole e anche quelli errati, eh. Ok. E anche sul retro della stessa etichetta è scritta male la parola superficie. Sì, però io non so, ripeto, se questa cosa ha un valore tra i collezionisti, Va bene.
Quindi, a quanto vuoi arrivare? No, le lire con errori di conio valgono tantissimo perché c'è gente che le vuole. Forse 4.500? $4.500? Quei Beanie Babies non valgono neanche $5 al pezzo. Ora ti spiego che cosa li rende rari, cioè il nome del peluche scritto in maniera sbagliata. Ok. Mi dispiace. No, va bene. È bello avervi conosciuto. Piacere mio, è un piacere. Magari avessero sbagliato. Ma che sono fuori? $7.000 per un peluche. Nome. Vi avrei pagato, se fosse stato scritto male, vi avrei dato $500. Grazie. Abbiamo lo imparato. Stesso. Già. Grazie, arrivederci. Ciao. Ho visto che sai davvero molte cose sui Beanie Babies. Lo so, e tu hai imparato? Ma certo, sai dare ai clienti un sacco di informazioni. È vero, è così, ma ora... È vero! Tornate, ma c'è posto. Qualcosa di cui vuoi parlarmi, Ashley? Sì, mi stai sul cazzo da quando sei nata, vaffanculo. Cos'è sto... È tornato! È tornato! È tornato! È tornato! È tornato lui! Ragazzi, sì, sì, sì! È uguale, cazzo! È uguale, cazzo! È identica! No, va tutto bene. Lo sai che sono qui per vendere e fare soldi per il vostro banco dei pegni. E allora va e vendi. Va? E allora va e prendilo. Vino! E vendi! Se si passa triste nel modo più veloce che lo trovo. Te lo ripeto, questo è il migliore in assoluto. Mi sono persa. Chi è la bionda? È una parente di Ashley, avendo ereditato il gene della scassa cazzaggine. Non so se la cugina, la sorella, roba varia. Come va? Posso aiutarvi? Ci hai venduto si chiama Karen. Lucidatrice. Chi? Pagata $300, eri proprio tu. Ero io? Sì, sei stato proprio tu, cugina. Non funziona. Quanto tempo fa? 2 giorni fa, se non sbaglio. Ve l'ho fatta provare prima di venderla? No, non l'hai fatto. Vediamo la ricevuta. Non ce l'ho con me, è ancora al mio posto di lavoro dove ho lasciato i miei operai. Beh, non mi risulta che tu abbia comprato qualcosa da me. Se fosse così, l'avrei fatta provare per essere sicuro prima di venderla. Ascolta, cerchiamo di capirci. Tu non mi sembri intelligente. Ho lasciato gli operai senza far niente. È passata più di un'ora e mi stanno aspettando. Bene, okay. Porta la ricevuta. Quindi non ci rimetto io i soldi, ma tu. Devo pagare io i tuoi operai. Quanto vuoi? $5 l'ora? Ti do $10. $12 all'ora. $12 l'ora. E ce ne sono 3 lì. Già, fai il conto. Quant'è? Adesso chi è quello poco intelligente? Dammi i soldi indietro e anche i soldi porta per la benzina. Porta la ricevuta. Che hai detto? Voglio i soldi per la benzina. Adesso c'è anche la benzina. Fammi il conto. Cosa vuoi? Quanti soldi vuoi? Di benzina sono almeno $50 per arrivare qui e 50 per andare. Sono già 100. Giusto. Prima non hai la ricevuta. Poi vuoi farmi... Sì, no, continuo, tranquillo. Pagare gli operai e adesso vuoi anche la benzina. Perché non mi fai firmare anche le cambiali per la tua nuova casa? Byron, i ragazzi non hanno niente da fare. No, lui è il mio assistente. Indietro i miei soldi. Adesso rivoglio indietro i miei soldi. Perché cercate solo di truffarmi. Allora ti manderò la fattura. Perfetto, se me la invia è meglio. Avrai il conto, tranquillo. Spedisci a Seth. Questi arrivano. Mi devi pagare gli operai, la benzina. Ma vaffanculo. Ma... Quello percepisce il red. Hello there. Ci sono i vampiri a Detroit, non lo sapevo. Marco, grazie per i sub. Ci sono i vampiri, io non sapevo ci fossero direttamente i vampiri afroamericani. Non sapevo fossero tutti a Detroit. Un tricheco. Questo è un vampiro che ti fucchia il fango. Un affare così con loro non si trova. È Blade in pensione, veramente. I denti davanti li ha staccati, li ha aggiunti quelli da lato per fare i denti più lunghi. Ora è sventato ma con dei canini più lunghi. Adesso togliamo tutto l'oro da qui. Okay. Non attrae più i clienti ed è per questo che sei qui. Okay. Perché credo che i gioielli in acciaio andranno molto di più dell'oro. Va bene. E visto che c'è poca clientela che spende ancora per l'oro, libereremo tutto lo spazio Liberiamo che ci serve. Liberiamo qualche bancone, d'accordo. Vuoi che ti faccia spazio per altri vassoi? Quindi vuoi che liberi tutto questo spazio tutto qui? Tutto quanto. Togliamo Ho tutto. Ho capito.
Ogni tanto ho ancora delle buone idee. Che state facendo? Ehi, guarda chi arriva. Questo è lo spazio di cui si occupa Karen. Perciò sai che c'è troppa roba qui. Mm-hmm. E non si vende. Perché dovrei lasciarla qui? Perché non utilizzare questo spazio per articoli che si vendono? E gli ho detto che se hai bisogno di persone del tuo staff, non deve esitare. Cosa? Cosa? Per caso quella era un'occhiataccia. Perché non le dai tu una mano? Ho da fare e ti ho detto che non toccherò allora quella roba. Sei qui? Ma non hai da fare, tu lavori per Les. Non hai da fare, non sei qui a tempo perso, tu lavori per Les. Se Les ti dice di lavorare lì, tu lavori lì. Non è che la risposta ho da fare. Dove andranno le mie cose? Ne porto qualcuna di là da te. Dalle una mano quando ha bisogno di te. Porta via questi bracciali. Grazie, zio Les, sono molto contenta. Beh, questo è il tuo spazio. Grazie, grazie. Esponi quello che va. È chiaro. Grazie. Perché diavolo hai questo atteggiamento? Non parlarmi. Va di là a giocare con gli altri bambini, Ashley. Ti sto chiedendo troppo. Controlla il tuo atteggiamento, ok? Ah, vendono anche bambini, non sapevo. Certo. Qualcuno ha spiaccicato un gatto con una macchina. Cosa sto suonando? Wow. Sembra grave. Un altro gatto è morto. Ande. È pesante. Già, lo è. Cosa ci porti? Ho un quadro di Peter Max. Una tela originale? Beh, ero ad una asta silenziosa e ho vinto, ma è rimasto nel mio ripostiglio dal 98. Wow, ma... Io non so chi sia Peter Max, ma... Quanto hai pagato questo quadro? Poco meno di 4.000. Ok, Peter Max è un artista famoso della pop art. Quella è una serigrafia. È una ristampa di una sua tela conosciuta. Ah, lo so già, a posto. Ma è firmata dallo stesso Peter. Potrebbe valere un bel po' di soldi. Ah, no, vabbè. Quanto puoi ricavarci? 6.000. Perché? Perché tu l'hai pagata 4.000 e vuoi 6.000? Perché al dettaglio va dai 9 ai 12. Se si trattasse di una vera tela, varrebbe un sacco di soldi. Ma non è una vera tela. Quanto accetteresti? Facciamo 7.50? No. Non c'è molto mercato per le copie. Ma non posso accettare. Ma tu pensi che sia vero come programma? Io ho i miei dubbi. Boh, secondo me sì. Ma nonostante questo lo apprezzo molto. Secondo me sì. Tu che dici? Boh, secondo me sì. Grazie per il palatino. Non è una cosa che metti in vetrina e vendi subito. $1,000? È davvero un buon affare. Beh... No, niente da fare per me. Qual è la cifra? Zia, è una c'è la firma, però è una copia. Inferiore, cioè... a cui arrivereste. 3.000. Ma grazie per la palatina. Ma vanno da 9 a 12. Non riavrete mai la cifra spesa. Forse hai ragione. Beh, allora me ne posso andare. Ma che sta facendo? Di che cosa ti preoccupi? Non sono preoccupata, ma guarda lui. Beh, le sta insegnando il mestiere. Le insegna a intromettersi? Ascolta, non sei... E insegna a intromettersi? In competizione con Karen, lascia stare, non deve scegliere tra te e lei. Davvero? Anche perché è molto più brava lei, Ashley. Non ci pensare. Vediamo se concludi l'affare. Qual è la cifra più bassa? 3.000. Niente da fare. Lo riporto a casa. Va bene. 1.500 e chiudiamo l'affare. 2.000. Vi ho proposto una cifra onesta. 2.000 o andiamo. Se pensate di avere più di 1.500 da qualcun altro... Non vi potranno mai dare più di 1.500, ve lo posso garantire. Potete prendere o lasciare. Ci dai un minuto? Ma certo, fate pure. Zio, è firmata, ma è pur sempre una copia, dai, cioè, non è neanche un quadro, zio, non è neanche un quadro originale, è una copia stampata con una firma, dai, su, cioè. Hai sbagliato a dirgli quanto hai speso. Vuoi che lo riportiamo a casa? Lo so che possiamo rivenderlo. Credo che 1.500 sia una bella sommeta, vogliono prendere i soldi e andare. Vieni con me. $1,500. Va bene. L'ha visti lì? È durato poco. Li ha guardati? Va bene. 1.500. Accomodatevi, ci vediamo allo sportello. Grazie. 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 Ha fatto subito, li ha visti? Va Peter bene. Max. Di sicuro va bene uno di questi. Che carini. Chi, loro o i gioielli? Salve. Voglio indietro i miei soldi. Buongiorno a lei, signorina. Ti ho dato $500 per questa borsa. Che cazzo? Ti voglio i miei soldi. Questa borsa è falsa.
Mi lasci ritrovare la calma prima non che qualcuno... Non ritrovare un bel niente. Prima che qualcuno... Ridammi indietro i soldi. Mi hai venduto una borsa signora, falsa. Signora, senta. Mi hai venduto una borsa falsa. Rivoglio indietro secondo. I soldi. Non ti do signora, un secondo. Non mi hai dato un secondo quando volevi i miei soldi. Signora, sto davvero cercando di non hai perdere preso i miei il soldi controllo. E rivoglio 500 dollari. Mostri la ricevuta. Non ho una ricevuta. Mi hai venduto la borsa. Chiacchiere. Non sono chiacchiere. Chiacchiere. Sei stato tu. Ti prego di ridarmi i soldi. Così va già meglio. Quando l'ha comprata? L'ho presa una settimana fa. Da me? Da te. È merda annerita. Sa che cosa vuol dire? Cosa significa? Ridammi i soldi. Ci so... Toglimi signora... le mani. Che fa? Fuma! Ma che cazzo? Non ci fuma qui. Signora, non può fumare è nel vietato, negozio. Avanti. Signora, è vietato. Io fumo e basta, devo calmare i nervi. Getti non la spengo sigaretta la mia qui. Sigaretta. Spenga la sua sigaretta. Metti giù le mani. La spenga, signora. Signora, andiamo. Ma che cazzo spenga fa? Metti giù le mani. No. Mi dia la sigaretta. La spenga. Metti giù le mani. Spenga toglimi adesso. Toglimi le mani di dosso e la... Signora, per cortesia, cioè, in confronto a Byron, lei è un ognomo da giardino. Cioè, se quello gli gira male, la prende la cartoccia. La spengo. Ma Byron, prendila in braccio e lanciala fuori, cioè... Io sto facendo i salti mortali per calmare questa nonnina e di tutta risposta mi soffia il fumo in faccia. Ora mi stia a sentire. Non ti ascolto. Sto cercando di essere professionale e sto provando a trattarla con ridammi cortesia. Soldi. Tutto ciò che voglio sono i soldi. Dammi i tuoi dati perché ti faccio causa. Dammi te la denunzia! Attenzione, parte la denunzia! Ok, ci vediamo in tribunale, addio. Toglimi le mani di dosso! Spacco una c***o di porta. Non lo farà. Sì, invece. Non... Signora, peserà 20 kg con la merda. Cioè... Te lo permetto. Ti spacco una porta e ti picchio. Non spaccherà niente. Signora, guardi, la vedo veramente poco probabile. Guardi, io glielo dico. No, a meno che non lei non sia settimo Dan di Aikido, io la vedo davvero poco probabile. Va davanti e si sbrighi. Ho un figlio più grosso di va te davanti. Che ti picchierà. Esca, forza. Adesso sì, è stato il figlio davanti. Che lo picchia. Stupido co***o. Vada a casa. Vedrete. Non mi ricorda per niente mia nonna. Adesso è il figlio che la picchia. Ma che cazzo? La carrozza! Ve la ricordate? L'abbiamo vista la puntata dove hanno comprato la carrozza. Quella è di volpe. Visone di volpe. Coniglio. No, non lo è. Salve. Salve. Buongiorno. Come state? Bene, e voi? Qui abbiamo qualcosa da mostrarvi. Ah, è la statua. Io mi sto riprendendo dopo una malattia traumatica. Sì, beh, scommetto che è seguita dopo che si è guardata allo specchio con quei colori di capelli che sembra un misto tra zucchero filato e cagata di unicorno, perché sembra che un unicorno le abbia cagato in testa, signora. Ha i capelli talmente fluo e secondo me neanche il nucleo di Plutone è così. Mi avevano diagnosticato l'artrite polireumatoide. E quindi ho deciso di farmi una tinta color merda, perché questo colore è inguardabile, così tanto per. E sono stata 4 mesi sulla sedia a rotelle. Oh mio Dio. E la mia amica mi ha detto che era meglio impegnare la mente o non mi sarei salvata. E la tinta ha penetrato nel cervello e ora sono anche in demenza senile avanzata. Ed ecco il risultato. Vediamo che c'è. Vediamo. Siete pronti? Ma certo. Ok. Ragazzi, è inquietante. È inquietantissimo. È inquietantissima sta roba. Oh, wow. Che ne dite? Forte. Oh, santo cielo. Le rughe, i capelli. In tutta quella scultura d'argilla c'è mio padre. No, dai. Credevo fosse George Washington. Wow, somiglia davvero tanto allo zio Les. Mio padre ti ha motivato a stare meglio? Certo, indubbiamente. Sì, quando avevo dell'oro che volevo vendere per bisogno di soldi, è stato gentile e carino. E quando ho finito gli ho detto che sarei tornata volentieri a trovarlo. E mi ha detto, speriamo di sì. È stata la sua fonte di ispirazione per ritornare a scolpire. Wow. Ah, oh. Cosa vorreste farne del busto? Beh, la mia, diciamo, speranza è che voi siate abbastanza interessati da comprarlo.
E quanto staresti cercando di guadagnare? Penso che il tempo che hai impiegato valga almeno 1500. Dai, zia, dai, cioè, non puoi... Ma dai, zia, cioè, ma su, ma non puoi... Ma tu non puoi portare un busto di Les a 1500? Abbassa un po', dai, cioè... Lo so che in questo tipo di lavoro bisogna mettere da parte ogni sentimentalismo, ma per me è molto importante. Perché è stata la sua guarigione. Giusto. Allora, 400 non vanno bene? No. 600? No. Fin dove credi che dovrei scendere? Per me 1200. Dai, zia, 800, dai, massimo, dai. Diciamo 1000? Wow! 1000 sono tanti. Scusateci, signore. Ashley, vieni un attimo con me. 1000 sono tanti, sì. Ma che fai? Lasciami stare, ci penso io. Hai capito quanto hai offerto? Sì, io so quello che faccio. Ma magari glielo vuol regalare. Ma non lo compra nessuno, la regalano a Les, figurati. Magari gliela vuol regalare. 1000 sono tanti. Scusateci, signore. Ashley, vieni un attimo con me. Ma che fai? Lasciami stare, ci penso io. Hai capito quanto hai offerto? Sì, io so quello che faccio. Ok. So di aver sbagliato con mio padre e voglio solo addolcire i rapporti. Oh, hai capito! Se lo vuole ungere perché è gelosa! Infame di merda! Ma approvo la strategia. Approvo la strategia. Infamata di merda, leccata di culo inenarrabile, però approvo la strategia. Quella statua è un bel modo per fare pace. Per me hai... È un bel modo per pulire il buco del culo con la lingua con tanto di rotazione, però dai, strategie. Un dono. E ti darò $1000. D'accordo? Grazie. Spero che gli piaccia. Ok, gli piacerà. Okay. Gli piacerà. Non vedo l'ora di vedere la faccia di mio padre non appena gli farò vedere la sua stessa faccia. Se gli fa cagare, rido fino al prossimo millennio. Sì, vabbè, ma che pubblicità di merda è? Non ho letto e capito un cazzo, cioè, ho visto flash, immagini, giapponesi piegati, altre immagini, una scritta fine. Non ho capito un cazzo, cioè... Salve. Chi è lei? Salve. Oh, signore Dio Nippi. Oh, Madonna Santa. Adesso ho capito perché c'ha un nido di rondini marcio con le cicogne in testa. È giusta per te, non sì. È vero? Ciao. Come va? Cos'ha sulla testa? Io lavoro in mensa e quando sono con i bambini... Io lavoro in mensa e quando vado a fumare una sigaretta prendo una piuma di un piccione e me la metto in testa. E da allora ho sostituito tutti i miei capelli con piume di piccione. Adesso è tutto molto più bello. Ogni tanto mi vengono a cagare in testa, mi fanno le uova. Indosso cappellini buffi e se si fanno male quando giocano sanno dove andare. Oh, ho capito. Cosa abbiamo? È un camper Volkswagen del 73. Sì, ho capito male. Ce l'ho da 8 anni. Era abbandonato in un giardino e ora è qui. Va bene, Lois, quanto vuoi? Ha il tettuccio apribile. Lo abbiamo riverniciato e basta. Tutto il resto è originale. Non ha ricostruito gli interni? No, abbiamo... Minchia, signora, cioè... Signora, dentro a questo coso sembra che qualcuno ci abbia fatto la terza guerra mondiale. Qualcosa sempre la Mystery Machine di Scooby-Doo. È vero. Abbiamo lasciato gli originali. Sì, ma signora, poteva almeno sistemarli, cazzo. Cioè, qui dentro ci saranno 6400 malattie epatiche, voglio dire. Su questi cedini, se li lavo, viene fuori del petrolio da quanto sono smerdi. Bisogna sistemarlo. Ehi, ci entro in piedi. È perfetto per me, hai visto? Sì, è vero. Posso stare in piedi? Ah, io non posso. Sì che puoi. Lì non c'è molto spazio per dormire, eh? Già, ed è spazioso, sì. Ho capito, ok.
È comodo, vero Bobby? Che ne pensi? È comodo, vero Bobby? Sì, i sedili hanno uno strano odore di sottopalla degli anni 70 e peli pubblici, però... Se vogliamo partire per un viaggio, va bene, sto comodo. Non andiamo da nessuna parte. Ma se ti va di portarmi in giro da qualche parte, non partiamo mai per fare un viaggio. È il tuo amico? No. Quanti chilometri ha fatto? Intorno a 193.000. Signora, 200.000 chilometri cominciano ad essere impegnativi, eh? Io glielo dico, 200.000 chilometri cominciano ad essere impegnativi, eh? Signora, un miracolo che non caschi a pezzi. Già. Sì, sì. Insomma... Pensate che ha 40 anni. Sì. questo non è che necessariamente ne aumenti il valore, signora. Cioè... Da che cifra partiamo? 8.500. No. 1.200? Già più sensato. No. 1.400? No. Signora, entro quei sedili di quel furgone probabilmente ci sono i residui di pelle di piedi di hippie, cioè... Ci sono delle croste... 3.000 dollari bastano? No, mi dispiace. È difficile da piazzare, ovunque esatto. Vada. Non è vero. Sì, invece. 4.000? No. Quanto sei fuori? Wow. Spiacente. Sul serio? Rinuncerei? Sul serio, sì. Rifiuto l'offerta. Quanto sei fuori? Ma qua è tutto da sistemare, cioè, è tutto incrostato, dentro ci sarà della fuligine che poteva risalire, cioè, era dei tempi di Jack lo squartatore, ma che cazzo dici? Furgoncino, ha un bel colore. Seth muore dalla voglia di viaggiarci. Io non voglio fare un viaggio sì, lì dentro. Invece, non gli creda, vorrebbe. Non posso andare oltre quella certo. Cifra, 4.000. No, anche perché non ho fatto l'antitetanica e non voglio toccarlo troppo. Grazie per essere venuta. Ok, grazie. È stato un piacere. Grazie mille. Piacere mio. Grazie per avermi fatto sedere. Mi dica se c'è qualcos'altro che vuole vedere. Ciao papà. Oh mio Ciao. Dio. Ho qualcosa per te. Ho qualcosa per te, papà. Wow. Vuoi vedere? Ti prego, dimmi che gli fa cagare. Ma non sto più nella pelle. Questa faccia è molto interessante. È lì che... Ashley, che cazzo. Lorenzo, grazie per il tuo palatino. Ti piace? È davvero bello. No, Les, uno fa cagare, due non ti assomiglia neanche. Cioè, non ti assomiglia neanche. Cioè, sembra che qualcuno ti abbia preso la faccia, te l'abbia schiacciata, ha proprio incassata e ti abbia reso la testa spigolosa. Cioè, hai un cazzo di rombo al posto della testa. Cioè... Ma perché l'hai comprato? È venuta la donna che lo ha scolpito e io l'ho preso. Ho pensato che era bello e che ti sarebbe piaciuto. Mi piace. E quanto hai speso? Ma non importa. Dammi un'idea, un centone. Solo un po' di più. Cioè, quanto di più? Beh, poco. 1.000. È arrivato l'ictus. È arrivato l'ictus. È arrivata l'embolia cerebrale. 1.000. Hai speso 1.000 dollari per questo? Non parliamo di spiccioli, Ashley. Papà, è solo una cosa che pensavo fosse carina ed è qualcosa che volevo fare per te. Per questo non devi preoccuparti. Lo so che si tratta di Karen. Non devi preoccuparti. Sei sempre mia figlia, la mia unica figlia. Non... E meno male, perché averne due... Devi conquistarmi con questi regali. Ora perché non vai lì fuori e butti questa merda e ti fai ridare i 1.000 dollari cortesemente? Provi a vendere qualcosa e aiuti Karen e gli altri impiegati. Grazie davvero, è un bellissimo regalo. Divertiti. Grazie.
$1,000. Mi piace un sacco come gliel'ha detto. Gli ha fatto grazie mille, è bellissimo. Cioè, sembra proprio come quando tu a Natale devi cercare di dire ai tuoi parenti che ti ha regalato uno stronzo meccanico su ruote che ti piace un sacco. Grazie mille, è bellissimo. Poi ne arriva a casa, ma vaffanculo. Ah, sì, quella dopo, naturalmente. Vuoi portare queste cose a ovest e passare lì 2 giorni? Questo non ha senso. Mi fido ciecamente dei miei amici a Los Angeles. C'è un'azienda a cui si può spedire tutto l'oro. Ne calcoleranno la purezza e poi faranno un bonifico. Scommetto che a modo mio otterremo risultati migliori. Più tardi, sono un forzuto professionista. Cosa vuoi fare? Compro una seconda dolce, Martino. Davvero spettacolare. Io sono assolutamente senza parole. Il segreto di Marco per una vellutata cremosissima. Guarda, ti dico la verità. Se Marco usa Panna Chef per la sua vellutata, l'unica cosa che può conquistare non è una donna, ma al massimo è un'infezione intestinale. È Panna Chef. Cremosissima. Ah. Sì, sì. Cucina una ragazza che inviti a casa a cena per conquistarla con Panna Chef. Viene il cagozzo per i prossimi 6 mesi. Perché? Ma perché se viene una ragazza non mi parli di segreto di Marco della vellutata, cioè. È come quelli... Vuoi sapere qual è il segreto della signora Carla per il suo straordinario brodo? È il dado star! Ma vaffanculo! Buongiorno, come stai? Io lo adoro. Ma chi? Soggetto? Voglio mostrarvi una cosa. Oddio. Questa è una lap steel del 1930, creata dalla Rickenbacker. Rickenbacker ha costruito le prime chitarre elettriche. Ok. Oh. Questa è una trattativa in cui voglio coinvolgere Karen. Se vuole imparare, deve osservare l'esperto, me. È stranissima. Come l'hai avuta? L'ho comprata un po' di tempo fa da una ragazza e la sua famiglia l'aveva da quando era molto piccola. Poi ho ucciso la famiglia, l'ho tenuto io. L'hai mai suonata? Un pochino. La ragazza o la chitarra? Vorrei sentirti suonare. Forza, dacci dentro. Devi collegare l'account a Prime, patatino. Devi andare su Perfetto. Prime e collegare l'account di Twitch. Perché vuoi venderla? Pure premi la stellina sub, magari funziona. È una bella domanda. Sì, perché? Ho la rata del mutuo. Questa è la prima. Quella si ripresenta qui ogni mese. Queste bollette non smettono mai di arrivare. Chissà allora, come vai. Quanti soldi vuoi? Io voglio $2,000. Perché? Perché è una delle prime lap steel che sia stata fatta. Ma che importa? Che sia una delle prime. Beh, a me importa. È uno strumento davvero bello. Sì, ma... Sai a quanto le vendono? In genere il prezzo oscilla tra i $2,000 and $2,600. Come minimo, quanti soldi vorresti avere? Direi 1,500. Accetteresti un'offerta sotto i $1,000? No. Non abbasseresti il prezzo, quindi... No. $1,000 è la tua richiesta minima? Sì, è la mia richiesta minima. Se te ne offrissi 950, accetteresti? Li stai offrendo? È la tua... Sappiamo che 1,000 non è la richiesta esatto. minima. Vado a controllare. 1,000 non è sufficiente. Dammi un minuto, torniamo subito. Dopo di Grazie. Te, cara. Se te ne dessi 999,99 periodico, accetterei... Torna su. Antalevendo. Prima quelli in alto. Miglior risultato. Eravamo su internet e abbiamo scoperto che queste chitarre non si vendono. Non posso perdere così tanto tempo. Dobbiamo comprarla... rivenderla e guadagnare. Non si... Andrea, grazie per il 5, palatino. Ma nessuno la vuole comprare. È un problema. Non arriviamo a $500. Dammene 900. Offro sotto i 500. No, non posso accettare. Facciamo così, scendo sotto i 700. Questa è la mia offerta minima. 3,75? No, Zio, se non la vuole nessuno.
E se ti offrissi $400? E se ti offrissi Karen? Senti, 3,70 più le foto dei piedi di Karen e del mio sottopalla. Le... che schifo. Che schifo. Me ne dai 600? Voglio aiutarti. Sì, lo so. 400. No. Grazie lo stesso. Mi dispiace. Non importa. Sì. Me ne servono 700. Ci aggiungo il prepuzzo di Seth. Mi dispiace. Grazie. A te. Ho a che fare ogni giorno con persone che hanno questi legami emotivi. Devo insegnare a Karen come distaccarsi dal lato sentimentale. Non investiamo in qualcosa che non dà guadagno. Già, esattamente. Non abbiamo chiuso l'affare, ma ho imparato dallo zio Les che se un cliente non è pronto a negoziare e contrattare sul prezzo, vuol dire che è troppo legato all'oggetto e non è pronto a lasciarlo andare. Beh, sì, non è che ci volesse esattamente una laurea per capire sta cosa. Lo puoi rivendere il prepuzzo di Seth. Vai di nuovo in California? Hai detto che ci servono soldi? Vai di nuovo a mignotte? Eh sì, le paghi in oro, Seth, perché non voglio usare i contanti, poi arriva la finanza, do qualche gioiello e si va ad escort per un mesetto. Si va a Las Vegas, baby! Sì, ma non così, alla vecchia maniera. Vuoi portare queste cose a Ovest, passare lì due giorni e poi fondere tutto? Questo non ha alcun senso. Per me, invece, ha assolutamente senso, mio caro Seth. Mi fido ciecamente dei miei amici a Los Angeles. Questo è il vecchio modo di gestire gli affari. Li porterò ai miei amici a Ovest. E quando sarò lì con loro, sapranno dirmi la purezza dell'oro che fonderemo. Vuoi fare da babysitter a loro? In pratica, papà prenderà tutto il nostro oro, lo porterà a Los Angeles e poi lo farà fondere. Alla fine ci pagheranno in base all'oro contenuto nei gioielli che manderemo. Più oro ci sarà, più soldi avremo. Ok. Ma c'è un nuovo modo di fare affari, cioè? E non servirà neanche lasciare il negozio. C'è un'azienda a cui si può spedire tutto l'oro. In pacchi. Ne calcoleranno la purezza e poi faranno un bonifico. È molto semplice. Quando è molto semplice, è troppo bello per essere vero. L'oro è soltanto... Vabbè, Lessa, tu sei un attimo arretrato con i sistemi, lasciatelo dire. Tu sei rimasta nei sistemi di commercio del 1980, Il tuo oro, punto. Cosa vuoi fare? Voglio testare il mio sistema, vedere se funziona. Come lo farai? Prenderai queste buste e le spedirai. E come saprai i risultati? Fonderemo tutto l'oro. E poi cosa? Poi lo manderò ai miei ragazzi e tu ai tuoi amici. Scommetto che a modo mio otterremo risultati migliori. $100. 500. 1000. Vedremo. Vedremo, ok. Affare fatto. Vedremo. Non esageriamo. Sto dando a Seth l'opportunità. $100, 500, 1000, tua madre, il negozio Detroit. Affare fatto. Dimostrarmi che il suo modo può essere quello giusto. Ma in realtà so benissimo che il migliore è solo il mio. Io vivo in celeste, come sempre. Non perderò questa scommessa. Tutto il Michigan. Ti giuro, ti ho seguito solo ora e non ho avuto neanche il tempo vedere un secondo che sono morto dalle risate. Grazie per l'euro, Valentino. Grazie. Ti recuperi tutti i video sul mio canale YouTube, Andrea del 1988, Tube, nel caso volessi. Io te lo dico nel dubbio. 15. Oh, diavolo no. Diavolo no, siamo pazzi. Un altro pesce. Signora, con quel maglione di merda che sembra veramente uscito dal 1964, cioè sembra uscito dal 29 post depressione. Ciao. Ehi, come va? Posso aiutarti? Sì, oggi è una bella giornata. Io mi sono drogato a merda per essere così allegro, cazzo. La mia piccola sta insieme a me da 3 lunghi anni. Tanto tempo. Voglio farle la proposta. Oh, congratulazioni, è un grande giorno. Finalmente divorziate. Oh, grazie, grazie. Voglio che sia davvero speciale per lei. Sì, la farò impazzire. Le canterò una canzone e cose simili. Canti? Non so cantare, per questo andrà fuori di testa, allora, urlerò. Ma perché lo fai? La farò impazzire, scioglierò nella sua bevanda dello Xanax e delle sostanze psicotrope, così impazzirà completamente. Amore! Amore! Io
ti amo. Voglio stare con te per tutta la vita. Ci sei stata per tutto questo tempo. Prendi questo e diventa mia moglie. Antonio, grazie per la sub. Niente male. Grandioso. Ecco, ok. Allora, cominciamo da qui. Posso vedere quell'anello? Quello? Questo? Sì. Il cuore. Ti faccio una proposta. Joker, sei tu? $500. È quanto volevo spendere. Va benissimo, lo prendo. Perfetto. Ti ringrazio. Ecco qua. Tieni. Bene, allora vedo che hai un credito con noi. Un buono spesa. D'accordo. Sì, ma i buoni spesa non valgono sempre per tutti i prodotti. Sei andato a comprare l'anello con i bollini della Conad. Allora. Ma che cazzo? Beppe, grazie a Sampati. Ma cazzo! Ma vuoi comprare un anello per la tua ragazza e lo paghi coi bollini spesa? Ma che cazzo, Dio! Tutti un romanticismo alla canzone. Ti amo, amore mio. Tenga un buono spesa per... C'è un piccolo problema. Uno, lei è un coglione. E fino a qui. Vabbè, non ci possiamo far niente, ma... Qual è il problema? È dell'anno scorso, ma era valido per 6 mesi. È scritto proprio qui, sulla tua ricetta. Banana, grazie per il tuo patatino. Oh, diavolo no, oggi è un giorno perfetto. Lo so. Ecco, voglio stare con la mia ragazza, la voglio sposare. Guardi, forse è meglio così, guardi, è meglio che la sua ragazza l'abbandoni perché lei non mi sembra proprio sano di mente. Contanti? No, un buono da $500. Ed è qui di fronte a te, riesci a vederlo? Certo. Che cosa dovrei fare? Voglio l'anello. Mi dispiace tanto, il credito è scaduto. Oh, diavolo, no, non sta succedendo oggi. Chiama subito il capo o qualcun altro e dammi subito il mio anello. Oggi non me ne vado senza quell'anello. Il capo sono io. Prendi l'anello. Fai un pacchetto con un bel fiocco sopra. Quell'anello viene via con me. E, amico, che cosa vuoi? Gira al largo. Credo voglia farti anche lui la proposta. Come ti chiami? Mi chiamo Snag. E, fratello, allontanati o ti faccio a pezzi. Lo vedo. No, davvero. Scusa, fratello. Ascolta, sto per farti a pezzi, quindi ti conviene allontanarti. Cosa diavolo hai fatto? Dai, amico. Perché ti sei levato quel dente dalla bocca? Calma. Ehi, ho imparato delle mosse in prigione, fidati, non le vuoi vedere. Fatti sotto, coraggio. No, Snag non fa stupidi giochetti. Dammi quel di anello subito. Ehi! Basta, andiamo. Non mi devi toccare, forza, o ti faccio forza, a pezzi. Andiamo. Metti giù le mani, fratello. Andiamo, ehi, Rocky cosa? Balboa, esci subito. Andiamo, Rocky Balboa. Byron, stile di vita. Andiamo, Rocky Balboa. Esco da solo. Oggi volevo farle la proposta, capito? Basta. Si è levato un dente, non l'ho capito. Ma di solito quando si fa botte non si leva la giacca. Cioè lui si è levato il dente. Che cazzo? Hai visto? Non puoi spaccarmi i denti perché io me li levo da solo i denti. Hai visto? Sono tutto gengive, stronzo. E adesso come fai a rompermi i denti, se sono solo gengive, Devi solo darmi il mio anello, amico. Prova a uso la dentiera come tirapugni. Si mette la dentiera, la usa come tirapugni. Luto, grazie per la sub, palatino. Io ti sistemo, capito? Fatti sotto, forza! Ti faccio a pezzi in un attimo, fratello! Che stai facendo? Forza, fatti sotto, amico, ti stendo! Vaffan***o, io me ne vado! Cavolo! Snag tornerà! Saremo qui, dalle 9 alle 6 e mezzo, giusto? Dalle 9 alle 6 e mezzo. Tutti i giorni, quando vuoi. Tra poco. Jeff, mi serve un favore. Dovresti fondere quest'oro e creare 2 lingotti uguali. Se non pensassi alla modernizzazione, il riscaldamento qui andrebbe ancora a carbone. Sono identici e vengono dallo stesso crogiolo. Ho mischiato tutto. Bene. Mandalo al tuo amico. Io lo manderò al mio. Affare fatto. Vediamo qui. Snack tornerà senza 2 denti. Avrà molti meno denti quando tornerò, Paura, Mi porto tutto lo staff della Algasiv. Vedrò con l'associazione odontoiatri di Detroit. Hai paura? Andiamo avanti. Jeff,
Jeff, mi serve un favore. Dovresti fondere quest'oro e creare... Qual è stato il mio massimo dispect? È stato 8.900. Stavo guardando una puntata di Bear Grylls e Grimbad mi ha fatto un ride. Sono arrivato a 8.900 quel giorno. Quei lingotti uguali. Farò fondere vari piccoli oggetti in oro. Anelli, catenine e braccialetti. Devi togliere tutte le pietre che ci sono. Adesso? Questo ha la priorità. Va bene. Boh, tempo fa, non mi ricordo. Lo dividerò. Manderò una metà al mio uomo di fiducia e l'altra... No, mi sostiene 10.000, però i dati dicono 8.900, quindi vai a sapere. Metà all'azienda di Seth. Calcoleranno il quantitativo d'oro e vedremo chi ci darà i risultati migliori. No, mica due settimane fa, una vita fa estate. Fabiz, grazie per il set, baratiro. Se non è oro, non si rovinerà se lo lucidi. Ehi, Claudio, grazie per i danni, sei baratiro. Carina. Non ci credo. 9 mesi fa. Cosa abbiamo? Questa è una Bradley GT Type 2 Electric dell'81. Ne hanno costruite solo 50 prima che l'azienda fallisse nel 1981. Come l'hai avuta? L'ho comprata circa 3 anni fa. Carina, però un po' scassata, eh? Ci sono delle ammaccature. Come fai a trovare i pezzi? È un po' scassata, eh? È carina, però un po' scassatina ovunque. Sì, di ricambio. Beh, ecco, i pezzi li ho presi dalla Volkswagen. Un'ottima soluzione. Così sei qui per venderla. Quanto vorresti? Garox, grazie per i 14, ecco, spadino. Dato che è l'unica cosa che sono mai riuscito a trovare su internet, vorrei almeno 50.000 dollari. Zio, zio, tu sei sfasato nel culo, ma non esiste, ma neanche! Guarda, guarda, se fosse stata una Bugatti usata... Guarda, zio, per quella banana scheggiata, ma... È un bel pezzo da collezione. Sì, ma non esiste. Faccio una piccola ricerca, guardo i risultati e capisco se vale. A meno che veramente non abbia quel tipo di valore, ci sia del mercato... Quella cifra. Ok. Bene. Sì. Per me non esiste. Sono un esperto di auto. Sì, o è edizione stralimitata o c'è molto mercato, va bene, okay. Ma... Questa è la città delle auto. Se un cliente arriva con una Bradley Electric del 1981, attirerà tutta la mia attenzione. Ce n'è solo una online e il prezzo di vendita è quasi pari a zero. Quasi pari a zero? Buono. Allora, ho fatto un corso intensivo sulla produzione di tutte le Bradley. Okay. E il problema è che è una macchina particolare ed è molto difficile... darle un prezzo, perché ce ne sono soltanto 50 nel mondo. Quindi apprezzo il fatto che vogliate... Ah, 50 nel mondo effettivamente sale di valore, ma c'è sempre il solito problema. È sempre il solito problema. C'è mercato? Perché ce ne possono essere anche 5 nel mondo, ma se non le vuole nessuno non vale un cazzo. 50.000 dollari, ma un'auto così... Già, scazzo per i 4, patatino. Meno di 10.000. E questo è il problema. Se c'è mercato, un conto. Se la acquistassi sarebbe difficile da rivendere. Ok. Quindi... Grazie per i 4, Zast. 5.000. Ecco... No, non posso proprio farlo. È una bella macchina. Ok. È difficile, è dura. Allora, grazie, alla prossima. È stato un piacere. È stato un piacere. Anche per me. Online a circa 10.000. È bella. Anche se la macchina è rara, nessuno spenderà tutti quei soldi. È valsa la pena fare una ricerca, è perché il problema di profitto con quell'auto non ci sarebbe stato. È il problema del mercato, è vero, è il problema del mercato. Guardate, è entrato il muso del cane che mi ha guardato. È entrato il cane, mi ha guardato col muso, io, problema del mercato. Ah, ragazzi, per la pubblicità... Per American Jewelry. Questo posto spacca di brutto. Grazie mille, Sfera e Basta. Per la pubblicità, ragazzi, la sub è l'unica soluzione. Ma sei ancora la vecchietta? Sto spacca di brutto. Ma ancora? Ma è tornata? Ma ancora lei? Ma questo non fa un cazzo la mattina e sera? Cioè, andare in sto negozio a un chilometro orario, a mezzo chilometro orario. Sale, queste c'erano le poste? No, signora... E io il numero 107. Non sono le poste. Devo spedire un pacco con la coda. No. Così è lingotti. Sono uguali, vero? Non è ancora uscita. Sono identici e vengono dallo stesso crogiolo. Ho mischiato tutto. Dovrebbero essere esattamente uguali. Mandalo al tuo amico. Io lo manderò al mio. Affare fatto.
I miei raffinatori gestiranno anche la spedizione. Le giornate sprecate per andare dal raffinatore di mio padre appartengono al passato. L'indirizzo di spedizione. Pensaci tu, per favore. Perfetto. Ma è una botte di vernice? Se non pensassi alla modernizzazione, il riscaldamento qui andrebbe ancora a carbone. Ok, Brian. Ecco il lingotto e anche i biglietti. Divertiti a Los Angeles. Ci vediamo tra due giorni. Grazie. Tu sai cosa fare? Sì. Spendete tutti i vostri soldi qui. Va bene. Sono Les. Les? Sono Bobby Bear. Ti chiamano così? Sì. È scritto anche sulla giacca. Come mai questo nome? Ecco, lottavo contro gli orsi. E chi cazzo sei, Putin? Davvero? Sì. Di solito chi vinceva? Beh, sono qui. Quali orsi? Neri, bruni? Faceva differenza? Non importava, meglio grossi. D'accordo. Sì. Cosa hai portato? Un taglierba. Zio, tu mi sai tantissimo di ex cocainomane. Lottavi contro gli orsi e hai portato un tagliaerba. Che poi un tagliaerba. Questa è una merda. Cioè, questo è un residuato bellico della seconda guerra mondiale. Questo se ce lo pulavi con l'aceto si sgretola, non rimangono solo le ruote. Da vendere o anche impegnare. Mi spiace per le pubblicità, patatino, devi fare la sabbia, è l'unico modo condizioni. Per non vederla. Allora l'hai ridipinto così? No, ha solamente un anno. Buona velocità, buone gomme e lame nuove. Sì, ma fa schifo al cazzo, sto è una merda. Si spinge per azionarlo. Ma non si muove così facilmente. Nulla che non si sistemi con un pochino di grasso. Ci credo tanto quanto il fatto che lottavi contro gli orsi. Beh, sembra che tu non capisca nulla di tagliaerba. È in ottime condizioni. Quanto mi puoi dare? Un dollaro. Quanto mi puoi dare? 5 centesimi. Hai mai usato un c***o di tagliaerba nella tua vita? No, io usavo gli orsi per tagliare l'erba, ma la tagliavo loro con gli artigli. Ti senti bene? Sto benissimo, c***o. Non lo vedi? Fai lo str***o con me, amico. Non guardarmi così e dammi i soldi. Questo vale 300. 300? Tu che diavolo vuoi? Come va? Tutto bene? Sto bene. Voglio 150 dollari e il coglione. Ma non erano 300? Non me li dà. Non chiamarlo così. Non dirmi cosa devo fare. Lo leggi questo nome? Sì. Sì. Bobby Bear. Lottavo contro gli orsi. Ah! L'orso si sarà spaventato perché... Hai mai visto un orso così? Sei come un cucciolo. Ah! Che c***o fai? Lasciami! Buona giornata. C'ho le mani. Ma questo è un cocainomane! Dov'è il tagliaerba? Arriva! Pensi di essere grosso? No, non è che lo pensa... Lo è! Non è che lo pensa! Lui lo è! Non tornerò più in questo negozio. Guardi, vada tranquillo, non credo ne sentiremo la mancanza. Per fortuna. Va benissimo. Già. Ma questo è scemo. Al tagliaerba. Fai schifo, tagliaerba, non vali un cazzo. Boom, affare fatto. Alla Tourette, no, chi ha la Tourette ha dei tic involontari, non si inventa cagate. Come va? Bene, a te? Ciao. Alla grande. Bene. Sono venuto a portarvi un portapenne. Un portapenne? Un portapenne speciale. Cioè? Una chiave inglese, regolabile. Ok. Quindi è un utensile? Ma dov'è il portapenne? Ecco, ho un talento speciale. La trasformerò in un portapenne, solo con le mie mani. Sei una specie di mago. Sei un artista. Non proprio. Sono un forzuto professionista. Sono sempre stato molto forte, anche quando ero piccolo. A 5-6 anni rompevo tutte le sedie.
Io a 5-6 anni rompevo i coglioni, quindi voglio dire, oh, in un modo o nell'altro entrambi avevamo un mestiere da forzuto. Tirandomele sopra la testa. Sollevavo qualsiasi cosa. Ora sono più forte. Quanti anni hai? Ho ben 68 anni. Sono niente male per dire le braccia di 12 mattino. Mica ha 68 anni. Oh, raga, li porta benissimo, Non pensavo. Grazie per i 11.000, Valentino. Portati benissimo, quasi 70 anni, raga. Non ha mica tante rughe, anche fisicamente non è messo male. Ha quasi 70 anni sto qua, ragazzi, E come la pieghi? Devo utilizzare queste bende perché farò tutto con le mie anche mani. Fisicamente, a parte un po' di panza normalissima, non ha mica niente di... Vabbè, ma le rughe, non ha mica niente di... Oh, mamma. Ecco fatto. Davvero spettacolare. Sì, una roba del genere non ce la fai a farla normalmente. Io sono assolutamente senza parole. Quell'uomo aveva dei veri superpoteri. Sì, vabbè, a parte l'età che ancora un po' gli veniva un prolasso anale e gli usciva dal buco del culo l'intestino per lo sforzo. Però complimenti perché... Non ho mai visto nessuno prendere una chiave inglese e piegarla. È una penna? Devo dirtelo, sei pazzo. Giochiamo? Cosa vuoi fare? Lo trasformerò in un cuore. Adesso spacchi il vetro. È un vero ferro di cavallo. Ora devo mettere le bende per proteggere le mie mani. Ci siamo. Raga, di forza ne ha parecchie, Un portafortuna in amore. È davvero incredibile. Quanto vorresti per il portapenne? Un nuovo pacemaker, perché... 30. Facciamo 20. Che ne dici? 30 e ti lascio il ferro di cavallo. Oh, grazie. E io ti offro $20. 25. Ci sto. 25 a fare faccia. Vabbè, per lo spettacolo, raga. Oh, sti cazzi, senti. Per lo spettacolo in diretta, dai, oh. Sei un bravo uomo. Grazie. Grazie, grazie. A te. Beh, alla fine $25, due attrezzi così. Sì, no, io non sono così a 34 di anni, figurati a 68. Se provo a fare una roba del genere a 68 anni, mi si dislocano le spalle, mi parte un'anca. Dopo c'è. Andri, grazie per i 4, palatino. Solo $1,400. Che bella. È un ottimo affare, quella sono pietra è meravigliosa. Come mai quella faccia? Ho i risultati. Oh, bene. Come sono? Sono migliori dei miei? Cosa c'è scritto? Hai l'1,5% di percentuale in più. Davvero? Avevi ragione. Hai perso la scommessa. Tanto per cambiare. Oh. Pronto. Il mio secondo schermo è impazzito. Ok, scusate, era impazzito il mio secondo schermo. No, dicevo, oh, tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Ha vinto l'ES, voglio dire. Mi ha laggato. Sì, anche a me ha tirato una laggata incredibile. Mi ha tirato una laggata incredibile. Adesso funziona tutto normale. Tanto per cambiare, ha vinto l'ES. Sì, ti devo $1,000. Abbiamo perso $2,000 per il lingotto. In pratica, l'hanno fregato? No. Ci hanno fregato. Mentre voi due scommettete, perdete soldi e spedite l'oro ovunque, io vado a fare un po' di soldi. Lil Perry, non dipende da me.
Non dipende da me le pubblicità, patatino. Sono le pubblicità che manda Twitch. Non sono quelle che regolo io. Devi fare la sub se le vuoi saltare. Non le regolo io quelle lì. Demi, grazie per il dirotto, patatino. Ho sbagliato. Ricordi quando ti dissi che avresti dovuto imparare dai tuoi grazie errori? Grazie, Demi, per gli otto, patatino. Non devi dire niente. Devi dire niente. Dammi i soldi, pezzo di merda. E non voglio ripeterti che te l'avevo detto. E non voglio ripeterti che tu sei una merda e io sono bravo. Allora, un attimo che vado a pisciare qua, prego. Chucks, grazie per aver giocato la sub, patatino. Allora, eccoci qua. Allora, la suoneria di WhatsApp, sì, è stata la mia. Allora. Dunque. Adesso, senza offesa alcuna, ragazzi, come sempre per evitare spoiler, metto la chat solo abbonati. Metto Devil in Me. Lascia.